Ciao ragazzi, benvenuti in DP Climbing, io sono Daniele. Qualche giorno fa un ragazzo nei commenti mi ha scritto se potevo fare un video su come imposto un microciclo degli allenamenti. E visto che proprio in questi giorni sto buttando giù qualche idea per una periodizzazione, un programma di allenamento per una ragazza, volevo farvi vedere in questo video come vado ad organizzare il tutto. Per prima cosa vi voglio ricordare che ancora oggi nessuno studio ha dimostrato quale sia la miglior periodizzazione possibile per aumentare di livello durante i propri allenamenti, ma tutti concordano sul fatto che soltanto organizzando bene e con grande metodica i propri allenamenti nel tempo si possono raggiungere i migliori risultati. Ed ecco quindi che salta fuori il principio dell'individualità, e cioè la personalizzazione del proprio allenamento. Dobbiamo andare a ritagliare la programmazione sulle nostre necessità. Quindi per prima cosa andrò a valutare con chi ho a che fare. In questo caso una ragazza di 24-25 anni, ha un BMI abbastanza basso di 18.5, arrampica in maniera costante da 2 anni con circa 3 allenamenti a settimana. La sua tecnica è buona, così come la sua capacità mentale e psicologica per quanto riguarda l'altezza o il tirarsi le via o il volare in falesia. Anche per quanto riguarda la sua capacità di sospensione è agevolata anche grazie alla sua forza relativa, al suo basso peso corporeo. Però se stiamo andando invece a valutare la sua forza muscolare generale, possiamo dire che ha bisogno di andare a rinforzarsi notevolmente. Non riesce a fare neppure una singola trazione e anche coi piegamenti alle braccia ha grande difficoltà. Sulla placca appoggiata o verticale si muove molto bene, riesce a tirare tranquillamente il 6B più circa, però appena c'è un minimo di strapiombo le sue prestazioni calano a picco. Una volta definito con chi ho a che fare, ci si pone degli obiettivi e il suo è di tirare una 7A da qui a un anno. A questo punto, visto che una studentessa fuori sede, spesso impegnata con sessioni di esami o con altri impegni accademici, devo decidere che tipologia di periodizzazione andare ad utilizzare. E in questo caso ho utilizzato la DUP. Non solo, per rendere il tutto meno noioso, più dinamico e attivo, ho deciso all'interno delle singole sessioni in stile DUP di andare a utilizzare un circuit training. Avremo quindi una periodizzazione non lineare a circuiti, con 3 sessioni di allenamento a settimana impostate il lunedì, il mercoledì e il venerdì, in cui rispettivamente andremo ad allenare la resistenza alla forza, la forza e la potenza. Questo perché la potenza deve essere sempre allenata dopo la forza. In questo caso specifico il problema è che lei non riesce a fare neppure una singola trazione e quindi difficilmente riusciremo a dare ad allenare la potenza, proprio perché dovremmo eseguire, anche se ad un più basso carico, dei movimenti ad alta intensità e velocità. In quest'ultima sessione sulla potenza non andrò quindi di certo a farle utilizzare il campus board, anche perché nella palestra che frequento non abbiamo la possibilità dei piedini posti sotto questo attrezzo, e quindi andrò ad allenare la forza di contatto, che è quella forza che mi permette di stringere immediatamente una presa appena la tocco, a livello ovviamente degli avambracci, in un altro modo. Per complicare ulteriormente il tutto vado a dividere il corpo in distretti muscolari che allenerò in maniera differente nelle 3 sessioni settimanali. E quindi ad esempio il lunedì andrò a concentrarmi sull'addome, il petto e il bicipite, il mercoledì su addome, spalle e gambe e il venerdì ancora una volta su addome, tricipiti e dorso. Il tutto però ovviamente impostando l'allenamento per la maggior parte del tempo arrampicando, e tutti gli altri esercizi che andranno ad allenare in maniera abbastanza specifica i vari distretti muscolari del nostro corpo saranno comunque esercizi multiarticolari, per la maggior parte delle volte eseguiti o al TRX o agli anelli. Questo perché per il principio della specificità non esiste miglior allenamento in arrampicata che non sia l'arrampicata stessa.
E dopo tutte queste parole e queste idee che sembrano estremamente complicate, andiamo a vedere come si svolgerà il microciclo di Chiara, che in realtà saranno 3 sessioni di allenamento molto molto semplici, proprio perché gli allenamenti devono essere ad alta intensità ma semplici. Soltanto se sono allenamenti semplici avremo la possibilità di seguirli, di modificarli facilmente mano a mano che il nostro mesociclo, il nostro macrociclo avanza, e di renderlo specifico sessione di allenamento dopo sessione di allenamento per la tipologia di necessità della singola persona. Benissimo ragazzi, per oggi è tutto, io vi ringrazio, vi auguro una buona arrampicata e ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti!